Dal 24 settembre al 5 novembre torna a Pistoia Infanzia e Città, il progetto promosso dall'Associazione Teatrale Pistoiese con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in collaborazione con Comune di Pistoia, Regione Toscana, MIBACT e con il sostegno di Unicop Firenze. Con il riconoscimento di Pistoia Capitale della Cultura, la quarta edizione vuole presentarsi con ancora più forza, elaborando progetti speciali, momenti di approfondimento, confronto e studio, oltre alle pratiche, ai laboratori artistico-educativi e alle offerte spettacolari. Dopo aver affrontato nella precedente edizione il grande tema del romanzo d'avventura, quest'anno Infanzia e Città riparte dalla fiaba, antichissima tradizione popolare intrinsecamente legata al desiderio umano di raccontare e ascoltare storie. La mostra di Fabianne Green, 100 illustrazioni per fiabe, come dire, delle superstar, potremmo dire, della narrativa fiabesca come Andersen e i fratelli Grimm, ma anche illustrazioni di fiabe della tradizione siciliana e calabrese. Si svolgerà alle sale affrescate del Palazzo Comunale, sono immagini veramente meravigliose che vale la pena di guardare. E poi appuntamenti speciali sono quelli con la danza di Virgilio Sieni, che in questo caso entra anche in dei luoghi un po' segreti di Pistoia, o almeno non a tutti conosciuti, come l'oratorio di San Desiderio e la biblioteca Forte Guerriero, per concludersi poi al Teatro Manzoni. Sono tre lavori che sono realizzati con giovani e giovanissimi danzatori e danzatrici pistoiesi. Si parte da San Desiderio, si cammina fino alla biblioteca Forte Guerriana e poi si conclude al Teatro Manzoni, dove c'è questo lavoro ispirato al Frecce Rubiano. Quindi è proprio un appuntamento da non perdere, che serve anche per introdurci all'anno di Pistoia Capitale. E poi, altro appuntamento, Buchettino della Societas Raffaello Sanzio, in questo caso spettacolo per bambini ma anche per adulti. Si parla di Pollicino e il pubblico è invitato in una cameretta con 50 lettini e lo spettatore si mette sotto le coperte ad ascoltare la fiaba di Pollicino e poi, come dire, a sprofondare in questo spettacolo teatrale di grandissimo successo che ormai gira il mondo da 20 anni. Devo sottolineare una cosa importante: il nostro contributo a questo progetto è andato via via crescendo, arrivando quest'anno a 20.000 euro. Perché? Perché il progetto ha raggiunto, se non superato, gli obiettivi che ci erano stati indicati. Noi siamo abituati come fondazione a fare così, cioè finanziamo progetti, cerchiamo di verificare gli esiti di questi progetti e poi se sono progetti continuativi decidiamo sulla base dei risultati che cosa fare successivamente. E Infanzia Città ormai è quasi un appuntamento stabile della città, che in qualche maniera viene atteso dalle famiglie della nostra città, dai bambini, ed è bellissimo vedere, e questa è stata una grande intuizione, come questa serie di iniziative che appunto si condensano in un progetto sono presenti in vari luoghi della città. Questo è molto bello e sotto varie forme, non solo in teatro, con anche forme come quest'anno innovative di presenza in teatro, ma in diversi luoghi, anche magari non troppo conosciuti, della nostra città. Si usa dire un po' cinicamente, con una battuta che riguarda più gli adulti che i più piccoli, che i più piccoli sarebbero il nostro futuro. Per Pistoia sono già il nostro presente, come giusto che sia, e parametriamo la costruzione di tutte le politiche pubbliche questa dimensione dell'infanzia, a partire dai nostri servizi educativi. Per oltre un mese avremo eventi di rilievo nazionale e internazionale dentro questa linea di ricerca. L'idea che l'infanzia sia la misura di una città civile disponibile per tutti è un'idea che ha guidato in questi anni le scelte dell'amministrazione e che reca traccia di sé in modo eloquentissimo anche nel dossier per la Pistoia Capitale Italiana della Cultura. Si riapriranno molti spazi, saranno disponibili luoghi straordinari della città, dal semi anfiteatro anatomico, il più piccolo e uno dei più interessanti del mondo, fino al
Biblioteca Fabroniana, oltre ai luoghi classici, dal Teatro Manzoni al Palazzo Comunale, che offriranno rassegne, mostre, camminate poetiche nel cuore della città, con appunto lo sguardo che dicevo, che è uno sguardo sì rivolto al futuro, ma che nasce dall'idea di un presente più civile. Mi sembra che si stia aprendo un mese, due mesi, ma insomma una stagione molto importante per l'arte contemporanea in Toscana in tutte le sue manifestazioni. Stamattina Strozzi, poi apriremo il Pecci, poi tutte queste iniziative che faranno appunto da corollario al grande evento di Pistoia Capitale nell'anno prossimo.